sentite le sirene? No. Evita di stare sulla principale se puoi. Non ce le mettono le sirene, lo sanno anche No, loro che spariamo. uno l'ha fatta. Sì? Ma per la singola non penso vada con l'ingaggio. No, al terzo dovrebbe essere. Non continuare per la principale. Girava a Ha destra. girato Polia tipo. Tanto poi ci fregano però, eh. Non prendere strada principale. Ha acceso le sirene. Acceso le sirene, sì, però ho tolto i lampeggianti. Apri, possiamo spararli. Aspetta. Dove stanno? Dietro di noi. Sono più Stanno le lenti sirene o però. no? Le sento lontane, ma le Attento che se prosegui sulla strada principale, vai a destra appena puoi. Non proseguire su, esatto. Perché Ecco, sennò ci chiudavamo. vanno lentissimi. Vai, vai che li Qua seminiamo qua in mezzo. superare. Dovete dirigere voi che non vedo la mappa, eh. Vai tu. Aspetta, chi è davanti con me che può sparare? Io. Ok, allora Roman, fai tu la strada. Sì. Allora, andando avanti ti trovi un bivio, non andare a sinistra, prendi a destra. Ci chiudiamo in entrambi i casi, ma in uno andiamo su una montagna e in Adesso una potete casa. sparare, appena si avvicinano potete sparare. Hanno già le sirene accese da Sì, qualche le sento, parte. le sento. Sparate, Non ti fermare. sparate. Che cazzo sono Aspetta. sceso? Non ti fermare. Per Vai, sbaglio sono vai, vai, sceso. vai. No, Uno scendi, l'ho ucciso, uno l'ho ucciso. Vai, sali, sali. scendi! Scendi, scendi, scendi! No, no, sono morti entrambi, si sono schiantati! Ce n'è un... No, ma che sono No, ma morti fa... entrambi? Cazzo, c'è un altro! Via. Ce n'è uno, ce ne rimane uno, potete farvelo! Aspetta, facciamo fuori questo. Raga, questi sono di più, sono già appostati. Ragazzi, andiamo, ce Via, via, ne andiamo. Andate avanti, sono alla casetta io. Venite avanti. Te lo fai a prendere africano? Dov'è africano? No, io sai che è sono morto. io sono dentro sono dentro Sono sono io, dentro sono, che, vai sono io scappa che... scappa scappa Roma. Vai, ma... No, non posso. Sono morto. Vieni Vai, vieni vai, vieni vieni arrangiati. vai. Vai, disingaggiate e poi dico che è finita. Ma si è schiantato o l'avete ammazzato? Io uno l'ho ucciso. L'ha ucciso, uno si è schiantato e uno era sopravvissuto, Minchia, ho erano in fatto tre. iniezione per sbaglio, vaffanculo. No. 900. E si buttare a Roman. Aspetta, Roman, prova a scrivere se è finita, prova a scrivere se è finita. Dovete dare il disingaggio voi. Ma loro sono morti tutti? Quanti ne erano? No, ne è rimasto uno in No, vita. uno ucciso a Roman. Vai, allontanati, ancora siamo a 700 metri. Io ho 1000, mi sa che ho messo le casette Vabbè, sbagliate. allunga un pochettino e buonanotte. Io sono a 075 Vai, mandate il disi... scrivi... no, Scrivi manda un messaggio disingaggio alla a Roman. polizia, disingaggio banditi. Non penso che Roman riesce a parlarci, no? Sì, sono scritto in doppio slash. Ok, allora vai. Ma ti hanno risposto? Un attimo. Non so No, più nemmeno se c'è perché... qualcuno qui. Infatti, perché Ma hanno non scritto dici? finita. Finita, ok. No, finita, quindi abbiamo vinto. Non ho capito. No. No, finita che adesso mi mandano in prigione. Che poi mi ha Io poi... one-shottato, cioè. Io sono sceso, gli ho sparato due colpi con quel coso, ma ha Ma non è che one-shottato lui. sei iettato dalla macchina. Io. Africano, sei iettato. Puttana, se non ti iettavi andava tutto liscio. lo so, ma purtroppo ho sbagliato, ho messo iniezione anziché apri portiere. Pure uno di loro si è iniettato e è volato per aria, tipo. Eh sì, ho visto qualcuno che volava, ho detto, ma che Sì, però cazzo? non ho capito se l'ho ucciso io o no. E niente. Vedo che le azioni finiscono sempre come pianificato. Agenti, siete veramente i peggiori agenti di quest'isola. Ma vi pare il modo? Li avete presi almeno quei delinquenti? Rispondetemi, li avete presi sì o no? Dove mi sta portando adesso? Perché non mi cagano? Allora, signore, senza che fa lo spiritoso, dato che stava in macchina con quelle persone, stava facendo una rapina. Ma è pazzo lei, io Ci che sono rapino! Io sono stato rapinato al ferro da quelle persone, mi hanno fatto vestire come loro e mi hanno dato un'arma. Poi mi hanno detto di Allora, signore, noi abbiamo buttarmi. visto che era armato. Appunto, me l'hanno data loro! Comunque, vabbè, facciamo così, signore, dato che io la penso diversamente, se lei mi sa dare una mano e vuole dire i nomi dei suoi colleghi che erano con lei o comunque con chi stava in Miei macchina con colleghi? lei e dove sono andati,
non so se sono colleghi suoi o no. Guardi, non. Ma gliel'ho appena detto, mi hanno prelevato alla vendita del ferro. Secondo lei chi l'ha mandata la richiesta, Chi l'ha mandata la richiesta? Non lei. No, assolutamente no. Ho chiesto aiuto ad un signore che era nel pick up. Allora, i signori che stavano lì ci hanno detto tre persone. Appunto. Io sono il quarto che hanno prelevato, capito? Vabbè, ma se sfrutta il coso. Vabbè, signore, comunque metagame. Ha un documento lei? Certo, certo. Comunque, chiaro, però a prescindere, anche se lei non fosse il quarto, in ogni caso lei ha puntato un'arma contro i carabinieri. Ma non è mai successo niente di ciò. È sceso dalla macchina puntandomi l'arma, sì. No, è sceso quell'altro che ha sparato. Alla fine no, mi hanno detto di scendere. Io ho dovuto buttare lei a terra perché lei puntava l'arma contro di me, altrimenti non l'avrei fatto. Ma perché mi ha scambiato quell'altro? Sicuramente, signore, se lei era un normale, un onesto cittadino, non girava armato illegalmente. Ma io non sono armato illegalmente, loro mi hanno vestito e mi hanno armato. Mi hanno detto, venite sì, con, lei, vieni lei con comunque noi. Non deve, lei comunque non deve accettare... Ma fare, sa com'è... Chiedo scusa. No, ho capito, mi hanno puntato tre fucili. Nel momento in cui vede i carabinieri, lei si disarma e inizia a correre verso di noi, magari... Come? La mettiamo secondo lei ha avuto il tempo? Se no si butta per terra. Però non è, ha avuto benissimo il tempo di puntare l'arma contro di me. Quindi. Ma si sta sbagliando con quell'altro. Non si preoccupi, signore. Magari si sarà sbagliato, però magari qualche anno... Io so che ho dovuto neutralizzare perché mi puntava l'arma e a quanto pare chi colui che era a terra che ho dovuto neutralizzare è proprio lei, quindi non mi sto sbagliando. Vabbè, io non so che dirla, cioè. In caso un po' di carcere gli farà chiarire un po' l'idea. Ma come carcere? Sono io la vittima. Ma sbagliato. Purtroppo si passa dalla parte del torto nel momento in cui poi punta l'arma verso i carabinieri, questo sto dicendo. Ma lei non ha prove anche di questo. Se l'arma mette... Io non ho prove, ho prove visive. Io ho visto che lei mi puntava l'arma e ho dovuto neutralizzarla. In quanto è affidabile, io ho la prova che lei mi ha sparato. C'è una ferita in corpo. Mi fanno un interrogatorio, cosa vogliono fare? Posso riavere i miei vestiti normali, eh? Ma la signora, lei ce l'ha il porto d'armi? No che non ce l'ho, me l'hanno data loro quella roba, non so nemmeno come si usasse. Vabbè, signore, gentilmente un documento. Se mi slega glielo posso dare, altrimenti ce l'ho nella tasca. Mi dica dove sta e lo vado a prendere io. Nella tasca qui davanti destra. Lei è il signor il pescatore. Mi chiamano così, ma sì. Pesca? Se quello è il mio soprannome o il mio nome, ormai non lo so più nemmeno io. Va bene, facciamo un database. Ripeto, io sono la vittima. E quei tre delinquenti stanno girando ancora a piede libero, capito? A rapire altra gente che come me stava cercando di minare del ferro. Ma chi è questo? Mi sa dire, questo si chiama il pescatore, questo signore qua, mi sa dire... Era armato con un 9 mm e l'abbiamo visto bazzicare intorno al ferro e ha puntato l'arma verso un carabiniere. Poi ma le ripeto che io sono la vittima, sono venuti a rapinarmi. Stavolta guardi... Nel momento in cui lei punta un'arma a un carabiniere, lei smette di cessa immediatamente di essere la vittima. Ma capisce anche lei che nel panico io non sapevo nemmeno più dove mi trovavo. Mi hanno detto, eiettati dalla macchina, si può, in corsa. Io riesco a capire, no. Il problema è che nel momento in cui punta l'arma, mango così. Ma lei signore stava lavorando? Certo, io stavo dando assistenza al mio amico col pick up. Ma lei lavorava col ferro? Certo, io lo tenevo. Ho delle braccia possenti, ma non... Un piccone. Certo, ripeto, io glielo tenevo. Ero un supporto, se così si può dire. Sta ridendo lui. Ma chi è questo testimone che non sta aggiungendo nulla? Allora signore, venga qui, facciamo un attimo il verbale, venga qui un attimo. Agente, qual è il suo nome? Il suo numero di matricola, qual è? Sono il brigadiere Shock. Allora, signor Ciocco, Shock. Mi ripeta, okay. Scusi. Mi chiami Shock o brigadiere, va bene comunque. Va bene, brigadiere. Prego. Allora, parliamoci chiaro. Chi è questo testimone? Il testimone è venuto proprio...
proprio a testimone, ha detto: io sono stato rapito al ferro, rapinato al ferro. Ma hanno rapinato, ma... Io ho detto, abbiamo proprio abbiamo fermato un sospettato di rapina al ferro, venga a dirmi se lo riconosce, tutto qua. Ma io non posso vederlo. Magari confermo la mia versione. Lo chiami di qui, se è ancora qui presente. Testimone! Collega, c'è una denuncia per suicidio. Il problema è perché si è difeso di... Ah, non me ne esco da qui, eh. Sa proprio di no. A parte che non c'ho il simbolo del ladro, quindi non dovrei nemmeno essere ricercato. Forse se riesco a giocarmela bene a parole... C'è ancora qualcuno qui! C'è una vittima che sta... Boh... Io non lo so, allora, brigadiere. Io capisco tutto e voglio crederle, ok? Che lei non stava effettuando rapine al ferro. Ma le pare! Ok, va bene, lo posso mettere in dubbio perché quello io non ho prove, ok? Non posso neanche mettere in dubbio che lei non sia stato, appunto, rapito e portato via. Ma io posso sporgere denuncia verso questi tre... Lei assolutamente può farlo. Però il problema è che lei ha puntato un'arma verso un carabiniere. E questo purtroppo è palese. Pertanto io... Signore, dato che è incensurato e ha dato documenti, invece che 15 anni si farà 10 anni, abbiamo visto sul database, abbiamo parlato... Cosa? Ma... Claro. Questa sera in TV fanno il mio programma preferito. Ha puntato un'arma verso un carabiniere. E se chiedo scusa al carabiniere... Carabinieri sono io e penso che... L'ho puntata verso di lei, brigadiere, ma io non l'ho mai vista prima. Non penso mi avrebbe chiesto scusa, pertanto... Ma queste sono sue supposizioni. Capisco anche che le sta ponendo perché si trova qui. Quindi, in ogni caso, io sono costretto ad arrestarla. E non si può patteggiare la pena. Del carcere di Pyrgos. No. Non può accadere davvero questo. In ogni caso, quando finirà il tempo, e magari uscirà per buona condotta, eccetera, eccetera, potrà tornare e sporgere denuncia verso chi l'ha rapita, nel caso in cui sia vero. Però sporgerò denuncia contro di lei, brigadiere. Di fatti veri e propri, o può farlo anche contro di me. Di fatti veri e propri, lei non abbiamo prove che ha fatto ferro, non abbiamo prove che ha fatto questo o quest'altro. Non abbiamo prove che guidava e quindi scappava da noi. L'unica prova che abbiamo è quella visiva, cioè quella che lei ha puntato un'arma verso un uomo dello Stato. Quindi questo è. Va bene? Quindi io adesso credo sia chiaro che devo arrestarla. In ogni caso, perché lei era armato e quindi pericoloso. Sei stanco? Sei venuto prima della penitenziaria. Sì, no. Pomino da evidenziare, e io stasera come faccio a guardare la TV? Ci stanno. Ah, vabbè, allora va bene. Però promettetemi che catturerete quei delinquenti. Li prenderemo, promesso. Li prenderemo. Molto bene. Vabbè, arrivederci. Perché sta sghignazzando? È contento di aver arrestato un uomo innocente?